Ciao bambini, oggi voglio farvi vedere come costruire uno strumento musicale, eccolo qui, questo qui, che si chiama il kazoo. Possiamo costruirlo con delle semplici cose che abbiamo in casa, quindi prima di buttarle possiamo riutilizzarle per costruire questo strumento musicale. Allora, questo qui più piccolino che andremo a fare adesso è fatto con un rotolo di carta igienica finito, mentre invece questo qui più grande è fatto con un rotolo di carta da cucina finito. Quindi chiedete a casa a mamma e papà, quando finisce una di queste due cose, di darvi, ecco, il rotolo di cartone. Poi abbiamo due pezzetti di carta. Questi sono dei ritagli che mi sono avanzati da un altro lavoretto, quindi quando fate qualcosa con la carta colorata o quando incartate un pacco e vi avanza un pochino di carta, tenetela da parte. Adesso la useremo per foderare il nostro rotolo. Ecco, metto, adesso io faccio veloce, mettiamo un goccino di colla e vado a foderare il mio rotolo. Ecco qua. Questa e poi metto quella blu, ecco qui. Mi raccomando, usate carta che altrimenti avanzata, che altrimenti sarebbe da buttare. Noi proviamo a riutilizzarla, ecco qua, vedete, facilissimo, facilissimo. Lo giro intorno ed ecco qui il nostro rotolo bello colorato, ecco qua. Adesso questa è l'unica cosa un po' più difficile e dovete farvi aiutare, dovete chiedere a mamma e papà di fare un buchino qua con le forbici, ecco qua, ok, così un buchino un po' più grande, ecco qua. Poi prendiamo un pezzettino di carta da forno, anche questa se chiedete alla mamma quando cucina la pizza o qualcosa nel forno e ne avanza un pezzettino di darvelo, prima di buttarla, vedete, un pezzettino di carta da forno. Vado a metterla qua sotto ben tesa e con un elastico normalissimo vado a passarla. Ecco fatto. Poi i più grandini, se vogliono, possono ritagliare questa carta in più. Ed ecco fatto, lo strumento è già fatto. Adesso vi faccio sentire come suona. Dovete mettere la bocca qua e soffiare, ok? Ascoltate. Avete sentito? È molto molto divertente. Allora provate anche voi prima di buttare i rotoli di carta igienica o di carta da cucina a fare questo semplice bellissimo strumento, a fare dei concerti in casa con mamma e papà, con fratelli, sorelle, con gli amichetti, con chi volete. Più siete, meglio è. Un po' grandi, un po' piccoli, potete farli di tutti i colori che volete. Ecco qua. Vi mando un bacio e ci vediamo presto.